Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare del gioco Dungeon Hunter 2, prodotto da Gameloft. Allora, per chi non lo conoscesse, questo qua è un classico gioco di ruolo sullo stile di Neverwinter Nights per computer, per chi conosce, diciamo. Ok, allora, appena aperta l'applicazione partirà il filmato introduttivo con questi disegni che ci spiegherà un po' la storia, insomma, che sta dietro al nostro gioco. Direi di saltarlo per arrivare direttamente all'applicazione. Ok, come vedete il gioco supporta anche il Game Center e inoltre anche il Gameloft Live. Allora, qua appena entrati troveremo, diciamo, i vari profili di giocatori. Possiamo creare più di un profilo, come potete vedere, cosa molto utile soprattutto per chi magari ha l'iPod e ce l'ha condiviso, che ne so, col fratello o così via. Sarà possibile, ognuno potrà giocare, diciamo, alla sua campagna senza influire su quella dell'amico o del fratello. Ok, come vedete qua sotto ci sono tutte le informazioni del nostro profilo, il nome, il livello in cui siamo, in che punto della storia siamo e così via. Adesso direi di questo che è appena cominciato. Qua a destra troviamo i menu di inizio partita, il menu di opzioni dove ovviamente possiamo andare a modificare tutte le varie impostazioni, il menu altri giochi che ci farà vedere gli altri giochi di Gameloft e il menu info, dove sarà possibile andare a leggere, diciamo, il manuale del gioco, che anzi ve lo consiglio perché è molto utile, spiega cose, diciamo, interessanti per capire bene come giocare a questo gioco. E poi si poteva anche postare, diciamo, i nostri risultati su Twitter. Io direi, cominciamo con inizio partita. Come vedete si divide in campagna, che sarà, diciamo, il giocatore singolo, la campagna in singolo, multigiocatore, che come vediamo sarà possibile giocare sia in wireless che Bluetooth, ma anche online tramite le piattaforme di Gameloft e Game Center. E infine qua sotto vengono, diciamo, ci sono i menu delle classifiche e il menu degli obiettivi. Anche in questo caso si utilizzano le piattaforme Gameloft Live e Game Center. Ok, partiamo con la campagna. Ok, questo è proprio l'inizio. Ok, come vediamo la grafica non è eccelsa. Adesso magari ci siamo anche abituati a per esempio titoli come Infinity Blade, ma devo dire che là c'era soltanto grafica e pochissima giocabilità, qua c'è un sacco di giocabilità. Quindi devo dire che comunque non è per niente una grafica brutta, anzi devo dire che è un po' migliorata rispetto al capitolo precedente. Ok, come vediamo adesso qua ci sono un po' di dialoghi e noi saltiamo. Allora, questo è, diciamo, il menu di gioco. Come vediamo abbiamo il pad virtuale per poterci muovere. Qui sulla destra troviamo i pulsanti di attacco, il pulsante per fare l'attacco potente, che come vediamo consumerà energia magica, e l'attacco magico fornito dalla nostra fata. Infatti, come vedete, di fianco al nostro personaggio c'è questa fatina gialla. E andando avanti nel gioco ne sbloccheremo anche altre, nel senso che sarà possibile affiancarsi a altri tipi di fate. Ovviamente ogni fata avrà un suo potere magico che potremo utilizzare. Allora, andiamo avanti. Qua sopra, in alto a sinistra, troviamo tre barre. Una azzurra, che appunto come avete visto prima è quella, diciamo, del potere magico. Quella rossa è la vita. Quella nera sopra, si deve ancora riempire, è quella dell'esperienza. E uccidendo nemici aumenterà la nostra esperienza fino a che non passeremo di livello. Allora, direi di andare avanti. Come vedete, ogni tanto durante il percorso ci saranno questi bauli che sarà possibile andare ad aprire con il pulsante, questo qua di attacco, che avvicinandosi ai bauli diventerà appunto un pulsante azione che andrà ad aprire il baule.
Ok, come vediamo adesso stanno arrivando gli nemici. Per attaccarli basterà avvicinarsi e premere il pulsante. Come avete visto, uccidendoli è aumentata un pochino la barra dell'esperienza. Aspettiamo qua. Ci sono altri tipi di nemici. Ok. Come vedete qua in alto a destra abbiamo le pozioni, quindi se la nostra barra dell'energia andrà troppo giù, converrà utilizzare appunto una pozione per ristabilizzare il tutto. Come avete visto però col tempo aumenta anche da sola, quindi se per esempio subiamo pochi danni non ha senso utilizzare una pozione, tanto basterà aspettare un pochino e la barra si riempirà. Ok. Come vedete, uccidendo i nemici lasceranno anche cadere per terra dei vari oggetti, per esempio in questo caso era una pozione, però potremmo trovare anche armature, armi e cose di questo genere. Allora, adesso cercherei di salire il più velocemente possibile anche di livello in modo da farvi vedere un'altra cosa che volevo farvi vedere. Ok, come vedete ogni volta troviamo nemici diversi, ognuno con le sue caratteristiche. Adesso ovviamente saranno molto deboli, perché abbiamo appena cominciato, ovviamente andando avanti col gioco diventeranno sempre più forti. Come avete visto adesso questo qua ha lasciato un po' più roba, per esempio vi ha lasciato una cintura. Come vedete, adesso uccidiamo questa. Ogni tanto durante il percorso compariranno anche dei personaggi con quel punto esclamativo in testa. Questo vuol dire che ci potranno affidare una missione secondaria. Per esempio, se ne parliamo con questo personaggio qua, vedete, ci ha affidato questa missione secondaria, ovvero di uccidere 8 falene. Quindi se noi riusciremo a compiere questa missione ci verrà dato dell'esperienza in più e anche dell'oro in più. Adesso mi sa che manca solo un nemico per poter salire di livello, quindi vediamo di trovarlo. Ecco qua. Come avete visto, avevo raggiunto il limite della barra, quella sopra che si era riempita di verde, e adesso sono salito di livello. Una volta che siamo saliti di livello, ci verranno affidati 2 punti, che dovremo andare a scegliere dove aggiungerli. Potremmo aggiungere alla forza, alla destrezza, alla resistenza o all'energia. Diciamo che bisognerebbe scegliere in base al tipo di personaggio che abbiamo scelto all'inizio, nel senso che se scegliamo il guerriero bisognerà preferire per esempio la forza e la resistenza, se scegliamo il ladro magari la destrezza e se scegliamo il mago l'energia. Quindi direi di andare a aumentare resistenza e forza in questo caso qua. Visto che ci sono qua, vi faccio vedere un po' anche questo menu. Allora, abbiamo appunto questo menu che ci dice un po' tutte le statistiche, diciamo, del nostro giocatore, tipo la forza, la destrezza e così via. In più abbiamo i singoli menu, che per esempio ci dice di attacco, quanto livello di attacco abbiamo, la probabilità di centrare, di fare un colpo critico e cose varie. Tutte comunque, diciamo, menu molto conosciuti dagli amanti di giochi di ruolo, anche Dungeons and Dragons. Ricorderanno questi menu. Ok, qua a destra invece troviamo un menu molto interessante, ovvero il menu dell'equipaggiamento. Potremmo andare a equipaggiare le armature, le armi. Quindi, per esempio, in questo caso possiamo andare a equipaggiare questa invece della lama inutile che ha danni 12-15. Potremmo andare a equipaggiare, per esempio, la grande clava inutile che ha danni 14-36. Quindi facciamo USA e come vedete il nostro personaggio ha cambiato arma. Un'altra cosa che volevo far vedere qua dell'equipaggiamento è questo colore, diciamo in questo caso dell'arma, se non è di qualsiasi oggetto che troviamo nell'inventario. Allora, se il colore è bianco vuol dire che è un oggetto normale, nel senso che avrà le sue proprietà e basta. Se è colorato vuol dire che avrà anche delle proprietà magiche. Per esempio, se è colorato di verde avrà una sola proprietà magica e così via salire fino a colorato, diciamo il nome colorato d'oro, che vuol dire che ha 4 proprietà magiche. Andiamo avanti, per esempio possiamo gli stivali, i guanti. Come
Come vedete, ecco, l'azzurro per esempio ha due proprietà magiche. Quindi possiamo equipaggiare in una mano un anello e nell'altra un altro. E così via. Ok. Scusate, ho sbagliato. Non ho accettato. Forza e resistenza. Anche perché volevo farvi vedere un'altra cosa. Ogni volta che aumentiamo di livello, sarà possibile scegliere se aumentare il livello di un'abilità che noi abbiamo oppure di sbloccarne una nuova. Cosa vuol dire? Come avete visto prima, avevamo fatto il abbiamo il colpo, diciamo, speciale che consumerà energia, questo qua, lo spaccateste. Volendo, possiamo andare a potenziare questa abilità oppure andare a sbloccare una nuova abilità che partirà anche questa da livello 1. E in questo caso, per esempio, potrebbe essere questa veterana di guerra, che è un'abilità passiva, quindi noi non dovremmo andare ad azionarla, che aumenterà la nostra difesa. In questo caso scelgo di potenziarla e quindi adesso lui automaticamente si è sbloccato questa abilità. Qua a destra possiamo scegliere le che fate utilizzare. Ovviamente adesso abbiamo soltanto questa fata qua. Possiamo vedere le missioni e le missioni secondarie che stiamo facendo, e qua a destra c'è la mappa di gioco con l'obiettivo, dove siamo noi e così via. Usciamo, confermiamo ed ecco qua. Come vedete, questo qua è il comando che vi dicevo prima, l'abilità quella attiva, quindi dovremo azionare di attacco. Invece quella passiva non comparirà qua perché appunto è passiva e quindi verrà azionata automaticamente. Mi sembra di avervi fatto vedere quasi tutto. Spero di avervi fatto capire più o meno com'è la tipologia di gioco, insomma, capire com'è questo gioco. Devo dire che è molto migliorato rispetto al gioco precedente. Soprattutto una cosa che del gioco precedente non mi piaceva affatto è che non avevano implementato il multitasking. E quindi ogni volta magari giocavo, mi arrivava una chiamata, dovevo dopo ricominciare tutto il livello perché non rimaneva, diciamo, salvato dove era il personaggio, ma bisognava ricominciare il livello. Questo per fortuna ha il multitasking, quindi anche se ci arriva una chiamata, diciamo che ricominceremo da dove avevamo lasciato. Bene, mi sembra di aver detto tutto, spero di non essermi dilungato troppo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto al prossimo video. Ciao!